Ci troviamo sempre nello stesso prato dove abbiamo incontrato il tasso barbasso, l'achillea, l'iberico e la digitale. Stavolta andiamo a incontrare un altro fiore importante, che è il famoso Star of Bethlehem, o latte di gallina, detto in italiano. In questo modo, ovvero raccogliendone i capolini dopo aver essersi messi in connessione con la pianta, ringraziandola attraverso la preghiera, abbiamo posto i fiori in un'acqua più vicina possibile del posto, quindi l'abbiamo raccolta 10 minuti fa in una fonte, e questi fiori sono vicino a dove sono stati raccolti, nello stesso punto, e adesso riceveranno tutta la potenza solare del sole di agosto, e con questi fiori realizzeremo il fiore di Bach, Star of Bethlehem, fiore per i traumi antichi, tant'è che viene anche consigliato nella vaschetta del bagno qualche goccia addirittura per i neonati, indicando anche lo stesso parto come trauma antico. Buona giornata.